Per l'intervista del Prode Fernando, oggi ci troviamo nel salotto di Martine Brochard, una grande attrice a livello internazionale che è nata a Parigi lei, sì. È nata a Parigi però dal 1970 risiede qui in Italia, quindi ha preso diciamo la cittadinanza italiana pure? Sì, sì, sono quindi italo-francese, italo-francese. C'è una gamba di là, una gamba di qua, una gamba di là. Allora, Martine Brochard, diciamo, ha avuto tantissima esperienza lavorativa sul cinema, sì, sulla televisione, sì, prima in Francia, da bambina, perché da bambina già facevi parecchi lavori in Francia, ho, no? Ho fatto un po' di televisione, avevo fatto un sceneggiato che cominciava, ho fatto anche una commedia, mi ricordo, ho cominciato a fare un po' di teatro, un po' di cose. Poi Pietro Germi, sì, è venuto in Francia perché aveva bisogno di tre francesi per fare I Giovedì della signora Giulia, che era il primo lavoro, sì, ma a colori in Italia. E lui che mi ha acchiappato e mi ha portato in Italia. T'ha catturato, diciamo. Allora, hai fatto anche, diciamo, scuola di danza classica, jazz? Da bambina, la danza, no? Ho cominciato a 6 anni io. E poi sei una cantante? Bah, no, cantare me lo mettono, ma non è vero, canticchiato in certi film, anche a teatro, ma non sono, io sono una ballerina vera. Ballerina? Ma cantante no, cioè sono tanti così che cantano, no, non voglio dire che sono cantante. Ah, ok, allora hanno scritto male, diciamo. Ma sì, ma infatti l'ho detto, cioè, sì, ho cantato, ma non... Come me, io pure ho cantato, ma non sono vabbè, cantante. Cioè, no, esatto, invece il ballo sì, mi difendo perché ho cominciato a 6 anni, dunque, e ho sempre ballato anche a teatro, tutto, dunque, questo è vero, è una scuola vera, hai capito? Una vita, diciamo, professionale molto, molto lunga e molto interessante. Sì, devo dire quali sono stati, diciamo, i registi che ti hanno dato più soddisfazione, diciamo, ecco? Ma i registi sono tanti, ma uno che mi ha dato tanto la soddisfazione più grande in Italia è quello che mi ha lanciato, è Gianni Grimaldi. Ah, Gianni, no, Grimaldi. Cioè Germi t'ha catturato lì in Francia. Sì, ma lui era produttore, a quel momento stava già male. Ah, okay, Pietro Germi. Dunque io l'ho conosciuto, è stato molto bello, ma non faceva regista a quel momento, capito? Però mi ha detto una cosa bellissima alla fine del sceneggiato, mi ha detto tu farai carriera, io sai all'inizio, ho detto... E ci ha indovinato, Sì, sì, è vero. Ci aveva azzeccato subito. Invece dopo c'è stato questo film, La Governante, che ho fatto in Italia nel 74, che è stato un successo pazzesco con Turifero, cioè, Gianni Grimaldi, che è lui che mi ha preso. Avevano già preso un'americana che non gli andava bene e la gente a quel momento, Ceccacci mi ha portato, mi ha detto andiamo lo stesso. Questo mi ha visto, ha detto ma sì, è francese, cioè, ok, lo fai te. Sai, anche questo è... È stato bello perché ho visto, sai, il momento dell'attore quando tu vedi la tua faccia dappertutto in Italia, ti sembra, manifesti. Sì, e le copertine di giornale. È stato un momento bellissimo questo proprio. Dunque Gianni e poi a teatro mio marito Franco Mollet, che lui è riuscito a farmi fare del teatro che io avevo tanta paura perché a quel momento... parlavo, ma sai, un conto recitare. Un conto al teatro e un conto al cinema. Perché, sì, poi recitare comunque, sai, sì, ti può venire un buco, qualsiasi cosa. E sono riuscita a fare. Da noi si dice ti prendi i pomodori in faccia. No, no, voglio dire, io avevo lavorato, avevo fatto la scuola drammatica, però è un conto in un'altra lingua comunque. Sì, sì. Sì, ho fatto molti, molti sforzi per le lingue, devo dire. Per parlare in italiano. Sì, poi anche l'inglese, poi a un momento sono andata in tilt, infatti una volta, un giorno mi hanno fatto fare una cosa in inglese, un doppiaggio in un'altra lingua, cioè, sono andata, mi sono messa a piangere. Può succedere. No, no, i nervi, capito, mi hanno portato, sì, sì, in ospedale e poi i romani, sai come sono, ma non ti preoccupare, mi hanno dato una cosa di valeriana e dopo pianto, poi ridevo, mi fai, ecco, vedi, stai benissimo, adesso puoi andare a lavorare. Ti sei, diciamo, liberata. Sì, sì. E, io sono venuto qui a casa tua, come già ben sai perché te ne ho parlato per telefono, perché sto organizzando nella mia città, Velletri, un premio alla carriera da dare a personaggi più o meno importanti del cinema, ma non solo, diciamo, attori e registi, anche personaggi, diciamo, di maestranza che lavorano dietro la macchina da presa. E partiremo, io l'altro anno ho fatto una prima prova, diciamo, di questo premio, dando un premio alla carriera ai fratelli Antonio e Pupi Avati, direttamente
nella loro produzione cinematografica. Adesso partiremo il 28 settembre a Velletri, al Teatro Artemisio, con una serata che vorrei fare con due eventi collegati. Poi ne parleremo con il tempo, se bravo, va tutto in bravo, porta. Una cosa bellissima. Se va tutto in porta. E sono venuto, ripeto, qui a casa di Martin, già gliel'avevo accennato per telefono, perché l'ho scelta come prima donna, diciamo, da premiare in questa organizzazione di questa serata. Sono contenta, grazie. In più come prima donna, e poi diciamo che sei la prima straniera anche. Oltre ad essere la prima donna di questo premio, sarai anche la prima straniera, quindi straniera, a metà però sei francese, sei nata a Parigi, quindi diciamo sei la prima a livello internazionale, va bene. Spero di portarlo col tempo, perché adesso è una prima edizione, quindi staremo a vedere come andrà a finire. Andrà bene, perché tu hai energia e hai voglia di farlo. Grazie, ho voglia di farlo, effetti. Credo come te, perché io sono ti vedo che sei uguale. Senti, Martin, vuoi ricordare qualcosa, qualche aneddoto particolare della tua vita, diciamo, che ti ha lasciato qualcosa di più di qualche altra cosa, insomma? No, voglio dire, io sono stata comunque nella mia vita di lavoro, sono stata fortunata, perché ho fatto veramente delle cose belle. La governante, ho fatto teatro per 20 anni con mio marito, con delle commedie che ha scritto per me Franco Mollet, perché era un drammaturgo. Ho fatto anche il Sistina con tutti Taxi a due piazze, che è stato un successo anche questo, strepitoso, e penso un po' l'avevano ripreso per la televisione e l'hanno fatto uscire dopo il telegiornale. Quando mai adesso una roba del genere? E la gente ci conosceva, perché abbiamo fatto una tournée per 2 anni pazzesca, con tutti i nomi, anche la parte più piccola, capito? C'era Dorelli, Panelli, c'era Garone, c'era Toni Ucci, cioè proprio la Quattrini, non proprio gente... È stato di primo livello. Sì, poi ho imparato anche a fare il teatro in Italia, che è molto più difficile che in Francia, perché in Italia vai sempre dal sud al nord, ti fermi mai. Sai, questa è una cosa che le tournée sono varie, sì. Sì, ma ti fermi, capito? Io mi ricordo quel momento, dovevo fare un film, non ci sono riuscita, perché vai di qua e vai di là. Però sono tutte esperienze che ho fatto e che formano la tua, diciamo, professionalità. Poi adesso scrivo. Ecco, questo non l'avevamo detto. No, scrivo favole per bambini e questa mi piace molto, vado pure nelle scuole e vado a parlare con i bambini, perché mi hanno messo dentro questo programma perché leggere, e dopo li racconto le favole ai bambini, e ho avuto delle esperienze molto interessanti. Poi ho scritto un libro adesso, e speriamo che si farà il film, sembra di 10 anni della mia vita, dove mi sono successe delle cose non belle, ma che mi hanno fatto riscoprire, malgrado questo, attraverso la sofferenza, la bellezza della vita. Vabbè, sì, quello è molto importante. E vedo che c'è quel signorino lì. Signorina, scusami, non avevo visto il sesso. Si chiama Trilli. Trilli, ami gli animali, quindi, no? Sì, io adoro, li ho avuto cani, tutto. Non volevo più niente, avevo detto, perché ho cambiato casa, abitavo a Morlupo, no? E avevo una casa enorme, poi adesso che non c'è più mio marito, cioè, volevo venire vicino a mio figlio e ai miei nipoti che stanno qua. E avevo detto, non voglio più animali, se trovo la casa, ho trovato la casa. Però c'è una mia amica che mi ha chiamato, mi ha detto, la mia gatta ha fatto 3 gattini. No, no, ho detto non voglio più. È arrivata con questa così e l'ho tenuta. Quindi si sei innamorata. Esatto. Allora, grazie Martina, abbiamo detto molto, diciamo, di te e comunque lo diremo anche nella serata, sì, diciamo, che faremo a Velletri. Ti ringrazio tanto, sono molto felice di averti intervistato, questa piccola intervista, e ti auguro un tanto successo ancora per tanti anni. Sì, vabbè, io sono contenta di averti incontrato. Grazie. Un saluto a tutti da Martin Brochard e dal Prode Fernando. Ciao! Ciao!